Cantami, o diva, del pelide Achille lira funesta. Nel quadro epico dell'immortale poema omerico giganteggia la figura del più grande eroe di tutti i tempi. Achille, figlio della dea Teti, re dei Mirmidoni, signore di Ftia. E Ftia era il suo grido di guerra. A quel grido, sgomento e terrore si impadronivano del nemico. Al suo apparire tremavano i cuori dei più valorosi eroi troiani. Di stirpe divina, invulnerabile, non temeva ferro affilato, né furioso amore di donna. Il grande Ettore fugge e una piccola femmina di Lirnesso osa tanto? E ora cosa dovrei farti? Domarti come una cavalla ribelle? Gettarti fra le braccia dei guerrieri? Va! E quando Agamennone, il supremo condottiero dei Greci, gli recò offesa? Anche se non sono bastardi di una dea! L'ira dell'eroe invincibile esplose in tutta la sua violenza. E all'ira del semidio oltraggiato sembrò allora accompagnarsi la collera degli dei, che si rovesciò sugli uomini con forza inaudita. Per 9 giorni imperversò sul campo greco il furore divino, perché la giovane sacerdotessa di Apollo, Criseide, potesse essere restituita all'affetto del vecchio padre. Tu mi chiedi tua figlia. Ebbene, la mia è stata sacrificata in Aulide perché la flotta potesse salpare per Troia. Sacrificata, capisci? Scozzata come un agnello innocente. L'ira di Achille. Ettore, dove sei? Vieni a vendicare questo ragazzo. Una sfida mortale tra un semidio e un uomo. Ai greci, scritto col sangue: abbandonate il suolo della nostra patria. L'ira di Achille, un film che vi condurrà sui campi insanguinati della Troade, in mezzo alle più grandi battaglie che la poesia abbia mai elevato ai fastigi dell'arte. Ettore è al triplice vallo. 3 campi ha già distrutto. L'ira di Achille. Un film nel quale il contenuto epico della storia si fonde col tema lirico dell'amicizia esaltato dal sacrificio di Patroclo. Ma tu sei Patroclo? No, sono la forza di Achille. Torna nella sua tenda. Portagli questo. Egli capirà. Capirà che ho vergogna di aver ingiuriato il mio più grande eroe. Capirà che mi umilio a chiedergli soccorso. Ecco, gli restituisco intatta la sua donna. E gli offro tutte le ricchezze che vorrà. Fissi il suo prezzo, ma torni al combattimento. Achille contro Ettore. La forza incontenibile di un semidio contro il disperato eroismo di un uomo. Due mondi giganteschi che si scontrano in un film impareggiabile, esaltante, indimenticabile. Achille, Ettore, Xenia, Criseide, Patroclo, Agamennone, Ulisse, Paride, Priamo. Nomi ed eventi che hanno acceso la fantasia della vostra giovinezza torneranno a rivivere per voi in un film grandioso. L'ira di Achille.